È stata una presenza istituzionale ma discreta quella del ministro ai beni culturali Antonio Bonisoli ai funerali di Piero Bruni ieri e di Filippo Bagni oggi ad Arezzo. L'arrivo da Roma, accompagnato solo dall'autista, gli abbracci con le mogli e i figli dei due uomini morti giovedì scorso per aver respirato il gas argon sprigionato dall'impianto antincendio dell'archivio di Stato. Poi ha presenziato ai due funerali, mentre tutta la città di Arezzo viveva le sue ore di lutto cittadino, come voluto con un'ordinanza dal sindaco Ghinelli. Siamo lieti al governo della Repubblica che in questo momento terribile il signor ministro dei beni culturali è qui con noi. Nessuna parola con i giornalisti che avrebbero voluto parlare con lui dell'inchiesta, chiedere come poter evitare che tragedie come queste nei luoghi di lavoro si ripetano ancora. Proprio questo l'appello che il sindaco Ghinelli gli ha lanciato dal pulpito della cattedrale. Ci aiuti lui nella sua posizione a trovare un modo perché incidenti come questi non si verifichino più. Questa è una giornata di lutto per la città. Abbiamo dichiarato lutto cittadino, in questo momento il Saracinese e i negozi sono chiuse, qualsiasi manifestazione inizierà con un minuto di raccoglimento e di ricordo per queste due vittime del lavoro e noi qui stamani mattina siamo a piangere la vostra dipartita. Che però non deve essere inutile, ci deve ricordare a tutti quanti che non si può oggi nel 2018 ancora morire di lavoro. Quel lavoro che per una vita voi avete fatto onestamente, correttamente e con dedizione. Come ieri anche oggi, dunque, Bonisoli non ha voluto rilasciare interviste o parlare dell'inchiesta, ma tornerà presto ad Arezzo. No, sull'ispezione interna ci parlo la prossima volta che torno qua. E quando torna lo sa già? Non ancora, ma spero presto.